Centinaia di pizzaioli al lavoro sul lungomare di Via Caracciolo, nella cornice del Golfo di Napoli. Ingredienti campani DOC, 2 tonnellate di farina certificata STG, 1,6 di pomodoro, 2 di fior di latte, 200 litri di olio e 30 kg di basilico nelle loro mani, per battere il record della pizza più lunga del mondo, certificata dal Guinness dei primati. E ci sono riusciti con una pizza lunga 2 km, circa 500 metri in più rispetto alla precedente prodotta all'Expo di Milano, con 5 forni a legna speciali realizzati per cuocere l'intero prodotto in segmenti di 400 metri ognuno, 50 metri ogni 30 minuti, muovendosi con motori elettrici per un totale di poco più di 4 ore di lavoro. L'iniziativa, trasmessa in diretta da radio, social network e web TV, parte da un'idea del Napoli Pizza Village, con il patrocinio del Comune di Napoli. Lo scenario di Napoli è presentare una pizza lunga è meraviglioso in questo contesto. Pizzaioli che intervengono da tutto il mondo e essere presente qui in questa scena è bellissimo. E aspettiamo questo evento con tanto entusiasmo. Ancora oggi grazie Napoli per la sua presenza. Abbiamo chiamato la pizza che unisce, perché abbiamo cercato e ci sono naturalmente un po' tutti i pizzaioli dei 5 continenti, anche perché riteniamo che la pizza sia l'unico cibo che veramente può unire i popoli, perché pizza si dice a Napoli e pizza in tutto il mondo, è l'unica parola che non si traduce in nessuna lingua.